Roberto Richieri tra i migliori oggi in campo, è stata veramente una battaglia, non sembrava una partita di fine campionato. Dispiace per il gol che abbiamo preso subito dopo che abbiamo fatto noi, perché portare a casa i tre punti col fatto che le altre due avevano perso era importante. Però un punto abbiamo recuperato sulle altre. Raccontaci come è andata l'azione del gol loro. È venuta fuori dall'inizio da un calcio d'angolo, prima della rimessa laterale, è venuto un calcio d'angolo, la palla è uscita, una palla bassa in mezzo, è stata una distrazione nostra. È andato in anticipo in prota. Sì, se non... un anticipo sul primo palo e ha fatto gol. E parlando della Massese col mister Sette Soldi, ci ha esternato la sua, chiamiamola così, sorpresa nel vedere una squadra che anche dal punto di vista fisico sia così. No, stiamo bene, l'ultima partita abbiamo dimostrato, sia dalla partita col Viareggio soprattutto, poi una buona partita con la Colligiana, e oggi abbiamo dimostrato comunque, soprattutto i primi 30 minuti, che abbiamo schiacciato loro nel loro metà campo e potevamo magari provare a fare gol subito, però dispiace, però siamo contenti. Allora, la classifica sicuramente adesso sorride un po' di più alla Massese, se non abbiamo dei risultati sbagliati, le due contendenti più vicine hanno perso, quindi la Massese ha guadagnato su entrambe, sono ancora tre partite, qual è secondo te l'obiettivo da porsi per queste tre partite? L'obiettivo è provare a vincere tutte e tre e poi vedere fare i conti alla fine. Ci abbiamo la domenica prossima il derby col Ponzacco, che è importantissimo, loro non aspettano altro che affossarci e noi in tutti i modi proveremo a vincerla, come abbiamo sempre fatto nelle ultime partite. Allora, sei entrato, diciamo così, per un infortunio imprevisto, ovviamente, come sono tutti gli infortuni a stampa, e stai crescendo veramente la partita e, diciamo così, la tua prestazione è culminata oggi con una delle gare migliori che hai fatto con la maglia della Massese. Non è stato facile oggi, perché marcavo comunque un ragazzo molto rapido e... però c'è stato anche qualche screzio. Sì, però poi è finito lì perché lo conosco, è finito tutto lì, come ci sta durante una partita, ci sta. Dicevamo della tua prestazione. No, sono abbastanza contento, solo magari un po' sotto l'aspetto fisico, col fatto che non ho giocato con tanta continuità, a volte gli ultimi 20 minuti li accuso un po', però sono abbastanza contento. Benissimo, grazie, in bocca al lupo.